Bene, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti, mi fa molto piacere essere qui oggi naturalmente per parlare proprio di questo argomento che è l'integrazione fra le infrastrutture verdi e blu e la mobilità attiva per una migliore qualità dell'aria nelle nostre città. È un tema su cui torniamo ripetutamente, anche l'anno scorso abbiamo parlato molto di mobilità attiva, in particolare di mobilità pedonale, abbiamo creato una piccola icona che si chiama Città a Piedi proprio per ricordare che l'ISPRA, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, continua ad essere attivo e attento a questa mobilità di trasporto che chiaramente fra tutte è la più sostenibile. Mi dispiace che il direttore generale Grimaldi sia dovuto andare via, perché con lui abbiamo fatto anche un percorso insieme dallo scorso anno, quindi dalla presentazione del rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano dello scorso anno, passando per il convegno sul mobility management, fino a un'attività che andremo a svolgere a partire dall'inizio del 2019 sulla valutazione dei benefici ambientali degli interventi di mobilità sostenibile nelle città. Ora io vi faccio vedere qualche dato perché mi interessa dare qualche riferimento su cui poi ci concentriamo nel dibattito. Sono molto contenta che ci siano i ragazzi del Plinio Seniore, che sono gli studenti che hanno seguito con noi parte del progetto di alternanza scuola-lavoro per diventare cosiddetti ambasciatori junior della qualità dell'ambiente in città e che interverranno nel corso della tavola rotonda, perché hanno preparato alcune riflessioni che vogliono condividere con noi. Sono particolarmente contenta inoltre, e li saluto pubblicamente, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, Aldo Moro di Napoli. Anche loro ci porteranno la loro testimonianza, e voglio ricordare che i ragazzi di Napoli sono stati coloro che hanno ospitato la prima sessione dei quarti stati generali sul verde pubblico che ci sono stati appunto a Napoli il 21 di novembre scorso. Quindi per aiutare le nostre ospiti le ho fatte in inglese le slide, in modo che Olga ed Elena can read in English, perché non abbiamo la traduzione simultanea, però abbiamo una sorta di traduzione consecutiva. Quindi dicevamo, l'integrazione fra le infrastrutture verdi e la mobilità attiva, proprio perché è importante promuovere la mobilità attiva in termini di sicurezza, di gradevolezza e di garanzia di sicurezza appunto per coloro che vogliono muoversi secondo questa modalità. Queste sono, diciamo, le informazioni che io ritengo più importanti, anche se come vedete sono ferme al 2011, ma non è importante. Importante è il trend che vi voglio segnalare. Si tratta di dati che sono stati elaborati sulla base del censimento Istat della popolazione, quindi sono dati estremamente puntuali, estremamente rappresentativi di quella che è la scelta di mobilità dei cittadini italiani, e ci dicono che c'è un trend in aumento, come vedete molto significativo, per gli spostamenti in automobile, a detrimento delle altre modalità di spostamento, quali il trasporto pubblico locale e tutte le altre forme di mobilità attiva. In questa slide vediamo che si tratta degli spostamenti per coloro che si muovono per motivi di lavoro, mentre in questa la situazione è leggermente diversa, ma come vedete anche per gli studenti, quindi che si muovono per motivi di studio, c'è un incremento nell'utilizzo dell'auto propria a scapito dell'uso del trasporto pubblico locale e di altre modalità sostenibili di trasporto. Ora devo dire che questa è la fotografia a livello nazionale. A livello locale, in particolare per quanto riguarda le grandi città italiane, c'è invece una sensibilità e anche una modalità un po' diversa, perché per esempio gli studenti delle città, delle grandi città come Roma, Milano, Napoli, tendono molto di più ad usare il trasporto pubblico locale invece dell'auto privata, e anche sulla base di quelli che sono i più recenti dati Istat su un campione significativo di cittadini, ci dicono che le percentuali di mobilità pedonale sono in aumento, cioè la mobilità attiva in realtà è in aumento
e questo aumento è determinato quasi tutto dalla mobilità pedonale, mentre la mobilità su bicicletta rimane pressoché costante. Non si può però parlare di mobilità attiva, quindi di mobilità pedonale, di mobilità in bicicletta, senza parlare dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale. Bene, questi sono gli ultimi dati disponibili per il campione di città che abbiamo analizzato nel rapporto e in particolare in questo caso vi presento i dati per i 116 comuni italiani capoluogo di provincia. Credo che questa slide parli da sola, questo è un indicatore di domanda che però è strettamente correlato anche all'offerta che viene fornita ai cittadini. Come vedete c'è un crollo dell'utilizzo del trasporto pubblico locale fino al 2013 e poi praticamente una situazione stazionaria fino al 2016, cioè non si vede questo rilancio del trasporto pubblico locale che dovrebbe sostenere e integrare invece la mobilità attiva, in particolare quella pedonale che ha bisogno del supporto e dell'integrazione con il trasporto pubblico locale. Poi di questo magari ne parleremo meglio successivamente. Sappiamo, perché l'abbiamo già detto e ripetuto più volte questa mattina, che c'è un problema significativo di qualità dell'aria, perché è vero che le emissioni dei principali inquinanti diminuiscono, è altrettanto vero che le concentrazioni di PM10 e di biossido di azoto negli ultimi 10 anni tendono alla diminuzione, ma non è sufficiente per garantire che le concentrazioni di questi inquinanti rispettino i valori limite stabiliti dalla normativa, che sono a tutela della salute dei cittadini, perché il cittadino è esposto alle concentrazioni appunto di questi inquinanti, dove per esempio per il biossido di azoto la maggiore responsabile nelle aree urbane è proprio l'automobile, insomma il traffico veicolare che produce questo inquinante, che di per sé determina degli effetti negativi sulla salute delle persone, ma anche e soprattutto è un inquinante che poi produce PM10 in atmosfera, che si va ad aggiungere a quello primario emesso direttamente dalle sorgenti emissive. Quindi sulla situazione della qualità dell'aria, a completare il quadro, devo dire due parole anche sull'ozono, che purtroppo non mostra alcuna tendenza alla diminuzione, quindi i livelli di ozono, e qui vi faccio vedere l'ozono estivo 2018, quindi parliamo di dati molto recenti, non sono per niente rassicuranti, e l'ozono è un inquinante tutto secondario, per cui gli inquinanti primari che poi lo determinano sono appunto emessi anche dal traffico veicolare. E quindi nasce, diciamo, l'esigenza di promuovere tutte quelle iniziative che vanno a concorrere a una mobilità sostenibile. Come ho detto prima, per noi la mobilità sostenibile per eccellenza è la mobilità attiva, quindi la mobilità a piedi e la mobilità in bicicletta. Ma non è che lo diciamo solo per fare bene all'ambiente. Ce lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che almeno per un'ora al giorno bisognerebbe camminare, perché i problemi di salute generati dalla sedentarietà sono enormi e l'utilizzo dell'auto privata, dal mezzo pubblico, in realtà non fanno che incrementare questo tipo di problemi sulla salute delle persone, che poi ovviamente hanno dei costi sociali non banali. Non ci possiamo nascondere dietro un dito. Questo è il problema su cui dobbiamo lavorare, con cui abbiamo lavorato molto in questo anno passato, proprio con i ragazzi del Plinio Senior, raccogliendo anche le loro perplessità, i loro dubbi, ma anche le loro proposte e la loro voglia di capire come eventualmente possono essere affrontati e risolti questi problemi. Ora io vado rapidamente verso la conclusione, perché mi pare che siamo un po' in ritardo rispetto al nostro programma e non voglio rubare tempo agli altri relatori, però voglio farvi comunque presente che l'integrazione appunto delle infrastrutture verdi, cioè delle piante, degli alberi, delle siepi e delle infrastrutture blu che rappresentano essenzialmente fiumi, laghi, corsi d'acqua, fontane, concorrono ai benefici ambientali e alla mitigazione della cosiddetta isola di calore che viene prodotta nelle città, integrando, diciamo, i benefici dell'uno e dell'altro in maniera sinergica per promuovere proprio un miglioramento su tutti quelli che sono, diciamo, gli impatti
fatti che una cattiva mobilità determina nel nostro ambiente, per cui dall'integrazione di infrastrutture verdi blu e integrazione di mobilità attiva in realtà andiamo ad agire sulla riduzione dell'uso dell'auto privata, su una maggiore attività motoria che quindi determina benessere per la salute, ma ci sono dei risvolti anche sociali molto importanti, perché con una mobilità attiva aiutata da un contesto gradevole come può essere quello della presenza di viante, di corsi d'acqua, eccetera, in realtà aumenta la socialità, aumentano le relazioni sociali, aumenta la gente che si muove nelle nostre città e quindi aumenta il presidio del territorio, cioè il controllo del territorio. I nostri marciapiedi, i nostri percorsi pedonali non sono più, come succede spesso in tante città, dei luoghi dove chi si muove a piedi si trova da solo, non ha le macchine che gli passano a fianco e non incontra nessuno, e quindi ha anche un senso di paura, se vogliamo, no? Per trovarsi completamente isolato e nudo di fronte, no? Eventuali, diciamo, incontri che possono creare preoccupazione, mentre invece una maggiore socialità, un maggior presidio del territorio fanno bene anche in termini di sicurezza. Dal punto di vista poi tecnico-scientifico, perché questo discorso sull'integrazione non sembri solo un desiderio e un'utopia, ma perché diciamo, dimostra che invece ci sono delle basi tecnico-scientifiche che lo dimostrano, ci sono, diciamo, tutta una serie di studi, ci sono tutta una serie di strumenti. A me piace parlare del Walkability Index, che è un indice che ci dà appunto l'indice di camminabilità di un percorso, che tiene conto di numerosi indicatori oggettivi, ma anche di una survey, quindi di interviste alle persone. Quello che risulta in maniera evidente è che le persone individuano come maggiormente camminabile e quindi individuano una maggiore gradevolezza e piacevolezza nel camminare proprio quei percorsi in cui ci sono infrastrutture verdi, ci sono le piante, c'è l'ombra e ci sono anche la presenza di infrastrutture blu e quindi di acqua. E poi ci sono, diciamo, tutta un'altra serie di documenti che vengono prodotti a livello internazionale, come per esempio le linee guida svizzere, come per esempio il lavoro che è stato fatto in Olanda, come per esempio la pianificazione che si sta facendo a Londra e quella che è stata fatta a Vienna per rendere le città più camminabili. In Italia dobbiamo cogliere questa sfida, è il momento di farlo, perché si stanno mettendo a punto i piani urbani della mobilità sostenibile, in alcuni casi la mobilità pedonale e l'integrazione con le infrastrutture verdi, che sono anche capaci peraltro di trattenere parte degli inquinanti atmosferici, è essenziale. Voglio citare qui in conclusione il caso della città di Rimini, perché il PUMS della città di Rimini prevede tutta una serie di interventi pedonali di camminabilità veramente significativi, e io vi invito ad andarlo a vedere sul sito della Municipalità di Rimini. Grazie.